Oggi è una giornata importante perché riqualifichiamo uno spazio abbandonato, tra l'altro accanto proprio al municipio, e quindi è una cosa un po' strana, per cui abbiamo recuperato una situazione inconcepibile e abbiamo deciso di dedicare questo piazzale proprio piazzale della panchina rossa. Ed è un simbolo importante per noi, perché mettere proprio la panchina rossa accanto all'istituzione, alla sala del Consiglio Comunale, significa che le istituzioni devono farsi carico di una problematica che riguarda tutti, uomini e donne. E poi abbiamo scelto una panchina gigante perché l'idea che vogliamo trasmettere a tutti è che il problema è veramente grande e che nessuno può passare e non vedere. Ecco, la panchina grande ha proprio questo significato di poter guardare, di vedere, e nessuno può dire di non sapere che esiste una problematica di questo tipo. Accanto a questo, noi intitoleremo a 6 donne straordinarie le 9 vie, perché ho scoperto insediandomi che nessuna via di questo comune è dedicata alle donne. È veramente una cosa molto strana ed è, come dire, recuperare un qualcosa di sbagliato, e noi lo faremo nei prossimi giorni. L'Arma dei Carabinieri partecipa con entusiasmo all'inaugurazione di questa panchina gigante in onore e in ricordo delle donne vittime di violenza. E punto di forza dell'Arma dei Carabinieri è la vicinanza e il contatto diretto con le vittime che quotidianamente personale dell'Arma dei Carabinieri ha in tutta la provincia di Agrigento. Il tema è un tema molto caldo, attuale, e che è molto importante contrastare, soprattutto per quanto riguarda le fasce deboli. Quindi la violenza di genere viene contrastata quotidianamente all'Arma dei Carabinieri, e oltre a prevenire, quindi attraverso delle campagne di informazione e dei corsi per informare le persone della tutela che possono avere rivolgendosi alle forze dell'ordine, l'Arma dei Carabinieri persegue anche. Quindi cerchiamo quotidianamente di, oltre a tutelare le vittime, di perseguire coloro che commettono questa tipologia di reati.